Carissimi follower, benvenuti e ben ritrovati sul canale TV Serie 80. Oggi voglio parlarvi e fare una breve recensione del secondo film inerente all'anime My Hero Academia intitolato Heroes Rising. Dopo due rinvii a causa del Covid che doveva uscire nelle sale cinematografiche, la Dinitta ha voluto farci un regalo proprio oggi, la vigilia di Natale, perché è uscito finalmente in italiano sulla piattaforma di Netflix. Ora andiamo subito a vedere un po' di cosa tratta questa storia. Innanzitutto vediamo la UA che si trasferisce nell'isola di Nabu, dove ci sono solamente 1000 abitanti. Infatti il progetto è quello di aiutare proprio queste persone, e vedremo proprio che utilizzeranno tutti i vari eroi, tra cui il fantastico, mitico Izuku Midoriya, Shoto Todoroki, Ochako Uraraka e tanti altri, nel salvare, nel aiutare, nel proteggere proprio questi abitanti dai villain. E praticamente poi ad un certo punto entreranno in scena due bimbi chiamati Kazuma e Moero. Moero è la sorellina più grande, che vivono da soli, e proprio Kazuma, lui è in possesso di un quirk, e quindi lui vuole diventare da grande e fare l'eroe, e diciamo seguire anche un po' quello che sta facendo Deku. Tutto ad un tratto sbarca una nave, ci sono tre villain nuovi capitanati da Nine, questo essere molto forte e potente, in grado proprio di rubare il quirk, e ne può ottenere fino a 8. Izuku Midoriya dovrà proteggere il bambino Kazuma, perché Nine è molto interessato al suo quirk. Vedremo infatti al termine un finale molto sorprendente, ma non vi voglio spoilerare altro. Sicuramente è un film da vedere per tutti gli appassionati, dura 1 ora e 40. Per questo è tutto, follower, vi consiglio la visione. E cliccate sul tasto iscriviti, quindi cliccate sulla campanellina, e vi lascio al termine del video i due unboxing delle figure Izuku Midoriya Nine, proprio della Banpresto, se ve li siete persi, proprio in collaborazione con l'uscita del film in Giappone. E vi colgo l'occasione per darvi un buon Natale a tutti quanti, e ci vediamo alla prossima. Ciao!